Ricordo camicie verdi di un partito chiamato Lega, che ai petti un bimbo col governo, ma oggi non conta più una sega. Tutto il nord era suo terreno, ma il carroccio che ricordo. Ripartiamo dall'inchiesta sui fondi della Lega Nord che arriva ad un vero e proprio punto di svolta, perché la Procura di Milano ha iscritto Umberto Bossi nel registro degli indagati per concorso in truffa ai danni dello Stato. Secondo i PM, infatti, il senatore era consapevole dell'uso dei rimborsi elettorali dirottati tramite un rendiconto truccato che ammonta a 18 milioni di euro. Avviso di garanzia è arrivato oggi anche per i figli di Umberto Bossi, Renzo e Riccardo. Sentiamo la corrispondente da Milano. Inchiesta Lega, capitolo secondo, e questa volta nella bufera finiscono Bossi padre e Bossi figli. L'uno indagato per truffa ai danni dello Stato in concorso con l'ex tesoriere Belsito, gli altri, Renzo e Riccardo, per appropriazione indebita. Coi soldi del partito gli eredi del leader pare ci campassero e facessero campare anche le ex. E per di più, Bossi sapeva. Non lo mette a verbale solo la segretaria amministrativa, ci sarebbero anche documenti a dimostrarlo, come la firma del senatore sul rendiconto per la procura non veritiero, che nel 2010 fece entrare nelle casse del partito come rimborsi elettorali 18 milioni di euro, e c'è di più. Dai fondi della Lega sarebbero usciti anche i soldi delle paghette per i figli di Bossi, 5.000 euro al mese a testa, più gli extra, benzina, assicurazioni, carrozzeria, senza contare gli alimenti che Riccardo Bossi avrebbe versato mensilmente all'ex moglie, anche questi prelevati dal Bancomat Lega. Ne ho parlato con papà, scriveva in una lettera a Belsito trovata nella cartellina The Family, modus operandi che avrebbe fatto proprio per i PM anche il senatore Piergiorgio Siffoni, indagato per peculato. Avrebbe utilizzato per scopi privati i rimborsi statali che vengono elargiti al gruppo della Lega al Senato, indagato per riciclaggio anche Paolo Scala, l'imprenditore che fece da tramite per gli investimenti in Tanzania e a Cipro. Diletta Giuffrida, Sky TG24, Milano. Allora, sono arrivate poi in queste ore anche le dichiarazioni e le reazioni di Renzo Bossi, che abbiamo detto appunto il giorno in cui c'è stato l'avviso di garanzia per lui, si trova in Marocco in vacanza. Ebbene, Renzo Bossi ha detto: finalmente avrò la possibilità di difendermi e dimostrare la mia totale estraneità rispetto alle accuse che mi verranno mosse. Così appunto Bossi al telefono dal Marocco in merito all'indagine che lo vede coinvolto. Nessun commento sull'accusa di aver ricevuto una paghetta costante dal padre, sulle accuse invece che da oggi vedono indagato anche il padre. Roberto Maroni si dice ultra certo della sua totale buona fede. Per Maroni l'avviso di garanzia al senatore è solamente un atto dovuto. Sentiamo. È una cosa che mi ha molto rattristato, io l'ho sentito, era ovviamente con il morale sotto i piedi per questo. Mi pare, da quello che ho capito, che l'imputazione sia relativa al fatto che lui ha firmato il bilancio. Lo scandalo che continua, eccoli qui i due figli, vedete Renzo, detto il trota, Riccardo, ricevevano ben 5.000 euro di paghetta, ecco perché titoliamo paghette d'oro, ogni mese gli arrivavano dall'ex tesoriere Francesco Belsito, l'autorizzazione però ce l'avevano ed era quella del padre. Secondo i magistrati dunque Umberto Bossi sapeva tutto ed è da qui che è arrivata la notifica dell'avviso di garanzia per il fondatore della Lega Umberto Bossi, appunto nella sede della Lega di Via Bellerio. Lì ci andiamo, Diletta Giuffrida è con noi da lì appunto per raccontarci queste ultime notizie. Partiamo, Diletta, buonasera, dall'ipotesi accusatoria appunto nei confronti di Bossi e nei confronti dei figli. Fra l'altro il trota appunto Renzo non è in Italia, è in vacanza, è in Marocco. Esatto Federica, Renzo Bossi probabilmente non ha ricevuto nelle sue mani l'avviso di garanzia che oggi è stato recapitato qui nella sede di Via Bellerio, dove si trova tuttora il leader Umberto Bossi, perché è all'estero in vacanza a Marrakech. Ma insomma le novità sulla questione Lega, sull'affair Lega sono importanti e se vogliamo sono state probabilmente per un certo verso prevedibili. Una truffa ai danni dello Stato da 18 milioni di euro, quei soldi
soldi di cui più volte avevamo parlato nelle scorse settimane, entrati nelle casse del Carroccio nel bilancio del 2011, quindi relativo al 2010, un bilancio che secondo la Procura di Milano sarebbe stato falsato, un bilancio in calce al quale c'era la firma del leader di Umberto Bossi, che ipotizza la Procura probabilmente sapeva quanto avveniva e dell'uso che veniva fatto di quei soldi, non soltanto perché quel bilancio lo aveva firmato e da qui l'accusa di truffa ai danni dello Stato, ma perché ci sono anche delle prove documentali, oltre che le testimonianze della segretaria amministrativa del Carroccio Nadia D'Agrada, che ha detto il Senatur sapeva tutto, che dimostrano che Umberto Bossi sapeva. Per esempio una lettera scritta da Riccardo Bossi, anche lui quest'oggi col fratello Renzo indagato per appropriazione indebita, scritta a Francesco Belsito, l'ex tesoriere, trovata nella cartellina Family, in cui in sostanza Riccardo chiedeva dei soldi all'ex tesoriere della Lega per sbrigare alcune sue spese personali, per lo più legate a problemi di automobili, assicurazioni, carrozzeria, benzina, leasing. E in questa lettera Riccardo Bossi scriveva: ho già parlato con papà, quindi una sorta di autorizzazione che aveva avuto dal padre per poter chiedere quei soldi a Belsito. E ci sarebbe, spunta anche questa sorta di paghetta, un versamento mensile che dal 2008 al 2011 sarebbe stato fatto a entrambi i figli di Umberto Bossi, Renzo e Riccardo, e di cui a quanto pare anche in questo caso Umberto Bossi sapeva. In questo secondo filone di indagine legato all'affare Lega è stato indagato, e lo si aspettava da più parti, il senatore Pier Giorgio Siffoni, indagato per peculato. Avrebbe in un certo senso sposato il modus operandi leader, e cioè si sarebbe avrebbe utilizzato per scopi privati i soldi dei rimborsi elettorali che invece erano destinati al gruppo, al Senato della Lega Nord. Salutiamo Riccardo Baringhi, ci è venuto a trovare questa sera, editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Non sembra essere più una questione solo di persone, no? Umberto, Renzo, Riccardo, la Lega dura e pura non esiste più. Sembra essere un sistema un po' che ricorda quello del PSI di Craxi, no? Un po' adesso forse più limitato, si vedrà. Poi bisogna capire se queste accuse saranno provate, ma insomma sembra di capire che ci fosse un sistema, diciamo, di uso dei soldi pubblici, non solo familiare, proprio la famiglia Lega era abbastanza, diciamo, usava questi soldi in modo improprio. Ora si tratta, Bossi mi sembra che dal punto di vista del politico, di leader politico, sia ormai sulla strada del tramonto, quindi non succederà niente. Bisognerà capire se la Lega riuscirà a sopravvivere al suo leader storico, al suo padre fondatore, e se quello che tutti indicano, lui si è candidato, cioè Roberto Maroni, come nuovo leader, avrà la capacità di rimettere in piedi quel partito, e soprattutto se lui è vero che non ha mai saputo nulla, perché anche questo è un po' singolare, no? Tutti sapevano, Baroni era il numero due della Vogliamo, Lega. Vogliamo, Riccardo, chiederlo a Matteo Salvini, che è in diretta collegato con noi, è eurodeputato della Lega. Buonasera, anche lui onorevole. Non sapeva nulla, Salvini. Io le chiederei subito, appunto, Bossi sapeva, no? Questo emerge dal quadro accusatorio, è possibile che Maroni non sapesse nulla? Ma guardi, io sono qua per rispetto dei telespettatori, la Lega è finita, la Lega dura e pura, mi viene schifo sentire queste cose. La Lega sono 100.000 militanti e sono 1.500 sezioni di gente che ci rimette tempo, denaro e fatica. Se qualcuno ha sbagliato, anche se si chiama Bossi, paga e pagherà. In Lega ci si dimette e se non ci si dimette si viene espulsi. Basta, io penso che la Lega sia oggetto di un linciaggio e di un attacco che neanche nel ventennio fascista abbiamo assistito di queste dimensioni. Basta, abbiamo sbattuto fuori chi ha sbagliato, altri verranno sbattuti fuori, però Maroni sapeva, Maroni faceva il ministro dell'interno, mentre succedono queste cose, Maroni faceva il ministro dell'interno e provava a mettere in galera i mafiosi, secondo voi andava a guardare come spendeva i soldi per la macchina d'assicurazione figlio di Umberto Bossi? Però qualche sospetto su Belsito ce l'aveva anche Maroni, questo all'inizio dell'anno, insomma il nome di Belsito poi è balzato alle cronache, agli onori delle cronache per gli investimenti in Tanzania, insomma sono mesi che si parla di Bessie. Se comunque il dubbio che il segretario del partito non può non sapere, allora mi aspetto che domani la finanza vada nelle sedi del PD, del PDL, dell'UDC, di Di Pietro, di Fini, perché tutti hanno problemi di finanziamenti, però lì i segretari evidentemente non sapevano. Solo in Lega c'è la finanza che ha
Ormai mancano i caschi blu dell'ONU e poi nella sede di Via Bellerio mancano Pippo, Pluto e Paperino. Mi scusi. Adesso ripeto, gente ha sbagliato e ha pagato, però rispetto nei confronti di 100.000 militanti andrebbe portato. Allora le faccio una domanda io e poi Baringhi che è qui con noi, Salvini, onorevole. Che significa che Bossi, se davvero ha sbagliato, sarà espulso, come ha detto lei? Chi ha sbagliato ha pagato. Ma Renzo Bossi si è dimesso, guardi, è in consiglio regionale, non prende più lo stipendio. Filippo Penati è indagato per reati ben peggiori e sta ancora prendendo lo stipendio dei Lombardi. Io parlavo di Umberto Bossi. Umberto Bossi si è dimesso da segretario federale, fra un mese faremo il congresso che eleggerà furor di popolo Roberto Maroni, senatori, assessori, deputati, consiglieri regionali si sono dimessi o sono stati espulsi. Da nessun'altra parte si è fatta in un mese un'operazione di pulizia di questo genere per errori che sono stati fatti. Detto questo, che a 4 giorni dal voto, dove ci sono importanti ballottaggi, arrivi la finanza e si riaprano altri avvisi di garanzia, ecco, secondo me neanche un palo della luce può pensare che accada per caso contro la Lega, mentre il governo Monti sta portando al disastro l'economia del paese. Buonasera Salvini, no, però dico, lei parla di linciaggio, parla che c'è tutta una, sembra quasi un complotto, un argomento che negli anni scorsi è stato... Non un complotto. Ha detto... Io ho detto che qualcuno ha sbagliato, ha sbagliato e ha pagato e pagherà. Sì, ma ha detto io adesso... Io penso che però queste bombe a orologeria contro la Lega non siano per caso. Ma, appunto, una specie di complotto che a 4 giorni dalle... Non, lei non ha usato la parola complotto, ma il senso mi sembrava quello. Però le volevo ricordare che intanto che, diciamo, lo stesso atteggiamento l'ha avuto per anni il suo ex presidente del Consiglio, cioè Silvio Berlusconi. E poi le ricordo che una ventina di anni fa, quando scoppiò Tangentopoli, i segretari di partito lì pagarono tutti e a caro prezzo. Oggi Bersani ha pagato? No, Bersani ha pagato, Fini ha pagato, Di Pietro ha pagato, qualcuno ha pagato? No, momento. Qualcuno fuori dalla Lega ha pagato? Mi scusi Salvini, Bersani al momento non risulta indagato, quindi non vedo che cosa debba pagare. No, ma lui non sapeva. Dovesse... Ci sono indagini per miliardi di euro, ma lui non sapeva. Ma se dovesse essere indagato, immagino che si dimetterà o sarà espulso come... Subito, in 5 minuti. Però al momento, diciamo, quella stagione lì, Tangentopoli, se lei non se lo ricorda, l'avete cavalcata molto voi e siete... Sono passati 20 anni, siete non nati, so se il suo orologio è fermo 20 anni fa. Non riusciamo a fare la domanda. Ci sono analogie. Ci sono analogie anche... Mi sembra un comizio. Se arriva la domanda rispondo. Se vuole fare un comizio... Era un ragionamento, non era un comizio. La domanda però gliela voglio fare io. Su Bossi manipolato, lei ha detto, no? In questa giornata, onorevole. Manipolato da chi e perché? Manipolato. No. Leggo il suo virgolettato in giornata. No. Sbaglio. Un'agenzia allora che è uscita su di lei una dichiarazione. E so quello che ho detto in agenzia. Assolutamente no. Io penso che Bossi ci abbia rimesso... denaro e salute facendo politica, Bossi Umberto, Poi le colpe dei figli non ricadono sui padri. Senta, come le colpe una domanda, gli faccio una domanda secca, così è contento. Ma è possibile che, a parte, diciamo, la famiglia Bossi, tutti gli altri dirigenti della Lega, compreso lei, non avessero sospettato nulla di questa vicenda? Fine della domanda. Ma secondo lei, se avessi sospettato che qualcuno usava i soldi del movimento, i soldi dei militanti per fare benzina, per andare alle feste, quando io incontro gente che mette i 20 euro a testa per tenere aperta la sezione in Valtrompia, a Cinisello Balsamo, a Cuneo, non avrei detto fatto niente. Essendo il figlio del leader, forse no. Non avrebbe detto niente, o no? No, Salvini ci dice che si sarebbe... I militanti della Lega sono più cattivi dei giudici. Andiamo a sentire che cosa ha detto Borghezio oggi da noi, così sentiamo su questa storia come ha commentato Mario Borghezio. Umberto Bossi ne uscirà a testa alta e rafforzato nella convinzione, nell'immagine, non solo nell'affetto di tutti noi, ma nella convinzione di avere di fronte un uomo molto avversato da quei poteri forti che rappresentano lo Stato centralista, adesso anche questo governo dei poteri fortissimi dell'alta finanza internazionale, che certamente non è amica non solo del nostro movimento, ma direi anche della nostra gente. Chiamato Lega, che hai perte a me.